La mattina, come dice un vecchio proverbio cinese, la mattina ha l'oro in bocca. Ma io intanto in bocca mi metto queste due belle fette di torta casalinga offerta dall'agriturismo azienda Davide Garoglio a Lussello. Solo offerte, le stai pagando Beh, tutte, offerte, potevano anche metterci, non so, due Fiesta Snack, invece siamo fatto le torte a mano, dai. La colazione dei campioni. eccola qua. Tè verde, pane e miele. Ragazzi, ci siamo e finalmente, dopo un anno di lockdown, si ritorna a gareggiare. Ringraziamo i primi che ci hanno supportato, tutto il pubblicissimo paese, abbiamo trovato una raccolta magnifica Grazie, ciao. e tutto avete trovato tutti i pattugliari, il fisioterapista, il fisiosprint, che anche ormai è diventato. Gambetto a jump. Si parte dalle ultime posizioni e si va avanti cercando di divertirsi il più possibile. Figa, la birra è proprio presto. Birra, coca, sali minerali, stile assolutamente. Sali? Sì, dai. Grazie mille. Ma quanto è? Appena passato il 10° chilometro, sì, sto procedendo bene. Ho raggiunto Lussello dove ho pernottato, abbiamo pernottato in un agriturismo molto bello e adesso ci passiamo, cioè non dico davanti ma a fianco. Percorso molto divertente, con tanti piccoli saliscendi, si percorre alcuni tratti trail su sentieri di mountain bike, poi qualche tratto asfaltato ma di strada di campagna senza macchine. Diciamo, non ci si annoia, bei paesaggi, si entra nel bosco, ogni tanto
ogni tanto si intravede qualche vigna come questa. Diciamo che questo trail ha ripagato le mie aspettative. A questo punto del percorso c'è un po' di caos, vedo gente superarmi, gente uscire fuori da sentieri, diciamo, non segnati, chiedendomi quale sentiero sto seguendo. Io sto seguendo 45, almeno credo. Gente della 10, gente della 20, me la sto ritrovando sullo stesso sentiero, molto dubbiosi. Purtroppo hanno segnato con la solita bomboletta, il solito colore, i bivi, e per cui non si capisce bene. Ma speriamo di riuscire a fare i 45 km e non di farne 90. Grande! 45 di qua, Non puoi. Dai. Sei quello che siamo visti ieri, sì, mi ha portato la birra. Ciao! Dai, grande. Ciao! Tutto a posto? Io sì! Arrivato. Tranquillo, ciao! 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 Come sta andando? Bene, direi. Direi bene. Da prima, da quando è scoppiato tutto questo casino del Covid. Anch'io. Sei riuscito a allenarti? Non come vorrei, perché anche non ho le montagne vicine. No, va bene, quindi, ma comunque, dai. Non è molto alpino sto percorso. Quindi va bene. Hai fatto dei lunghi? Sì, ho fatto qualche lungo, però... Fino a quanto... 36-37 km. Oh, va bene, dai. Sono limitato. Va bene, dai. Però... Allora è il giusto per fare questa gara qua, dai. Sì. Ottimo, dai. Ela, ciao. Ciao. Come va? Abbastanza bene. Ando bene? Come ti sei allenata bene? Sì, diciamo che abbiamo fatto un po' di giri. È la prima gara che fai, anche se non ce n'è tantissime. Ultimamente sì, è una delle prime questa. Ah, ok, ne ho già fatto una. Un'ultima. Ma la prima o l'hai già fatta qualcuno? No, di quest'anno non ho fatto niente. Ok, bene, anch'io. Sei riuscita a allenarti bene? Di qua. Hai fatto dei lunghi? Sì, massimo 35. Beh, buono, dai. Il livello fatto. Ok, dai, vai, ciao. Ciao, grazie. Grazie a te. Speriamo che non si rimbocchi. Bella, ciao. Ciao, ciao. Dai. Come sta andando? Sta andando bene, dai. Siamo 22 km quasi. 2 ore 40. Siamo un buon tempo, dai. Ah, sì, sì. Non mi posso lamentare nemmeno io. Guarda, devo stare sotto le 7 ore, perciò. Vabbè, dai. In questo passo ce la facciamo. Poi magari voglio vedere rubare l'ultimo pezzo, magari è... Non so, boh. Col trail non si può mai sapere, Infatti. Perché qua le salite possono essere tranquille, come tutto sommato state fino adesso, ma posso anche avere delle pendenze non indifferenti. Sì, poi magari anche come ci siamo alimentati, te cos'è, sì. Stai bevendo, prendi... Certo, con i sali, con il carbon gel, sempre dietro. Non hai mangiato il panino con la salamella? Meglio di no. Nemmeno io. Magari alla fine. Ma alla fine sicuramente, anche perché sembra molto buono. Sì, infatti. Ho voluto trattenermi, ma... No, ho voluto frutta, cioccolato, noci, insomma, roba, tra virgolette, sana. Ottimo, va bene, dai. Andiamo avanti così, passo dopo passo, dai. Un passo alla volta ci arriviamo. Qui c'è sempre un elenco piccolo, comunque. Siamo ritornati. Scontiamo già intorno. Cioè praticamente voi è un'ora che girate. Quanti chilometri avete fatto? Io 35. Io sono il 25esimo. 10 km più abbiamo fatto rispetto allo stesso punto. Ma quel balisaggio lì che va a destra, non si sa dove cazzo va. Ma perché non l'avete al bivio che c'è più avanti? Perché siamo passati? Noi non c'era. L'hanno aggiunta adesso. Chi? Ah, ottimo. E niente, diciamo che la gara più o meno si conclude qui. Si ritorna. Ci abbiamo provato come prima gara del non ancora post-Covid,
però come prima gara al rientro dalle alle competizioni diciamo che poteva andare meglio. Poteva andare meglio, vai, ok. Più avanti c'è un bivio. Quanto verso? Guarda, io sto seguendo loro, loro ritornano indietro perché hanno fatto 10 km, più quanti chilometri hai già fatto? 25 esatti. Loro ne hanno fatti 35. E tu come sei messo? 25 come te. Allora, io non ho sbagliato. Ma loro dicono che loro sono andati avanti, hanno fatto 10 km più di noi, non hanno trovato più niente, dico adesso che cazzo, dove cazzo andiamo e ritornano a casa. Se ne ritornano a casa. Qui c'era tutta la, la base. La io sono sicuro di aver sbagliato fino adesso. No, ma anch'io, no, però no, adesso hai più visto, però di là non c'è più un cazzo. Ma il paese, cioè, vabbè, ce l'avete il telefono? Sì, il telefono. Io sì. Non ce l'ho. Cosa facciamo allora? Ma io vado a tornare indietro. Che cazzo, ma com'è sta storia? Anche loro. C'è qualcosa che non torna. Hai visto tante magliette, vero? Fin qua sì. C'era un ragazzo, ci sono anche in là. No, dovrebbero succedere, sennò. Noi stiamo cercando di tornare a casa. Ma voi dove state? Noi ci sono tutti coglioni. Loro magari, voi, loro sono magari i primi, sono i top runner che... No. Qua non c'era il nulla, da qua fino ad altri 5 km. Adesso l'ho trovato perché l'hanno messa. Ma l'ha messa, non si sa chi l'ha messa. Praticamente può aver fatto qualcuno. Esatto, esatto, non si sa chi cazzo l'ha messa. Si sa niente. Io adesso torno. Ministra, no? Guardate che sì, ma noi abbiamo prima qua già fatto tipo 15 km. 45. Se volete fare un adventure trail, ma andate avanti. Ma lì è l'unico passaggio che c'è che lo so, lo so. Quando vedete Alessandria o Vercelli, siete fuori. Se volete provare più avanti, poi a destra, dopo che siamo già passati due volte, ha messo le bandiere. Però adesso ti voglio gira a vuoto, si ritorna sugli stessi passi. Vabbè, allora sai cosa facciamo? Andiamo al ristoro dove c'erano le salamelle, va. Io ho passato a questa e facciamo Ganzega. Detto in Veneto, facciamo Manino. Ma sì, dai. Anche perché con le bandiere non lo so adesso. Questa è la mia strada. Perché avanti c'è un bivio di tre e non si sa dove andare, giusto? No, sì. È già tornata indietro. Le bandiere, i simpatici, l'hanno messa adesso. Quando siamo passati noi già... c'era mezza bandiera. È, già... eh. È tornata indietro già un 20 minuti fa. Ma noi un'ora che siamo passati di qua, se siamo finiti intanto di asfalto, abbiamo girato, rigirato. Poi siamo ritornati su, ci siamo ritrovati qua. Capisci? Trova dell'acqua per caso? Si trova dell'acqua. Ma il ristoro l'altro è lontano da qua? No, non lo so, non lo so. Io sono venuta su di qui, ho fatto un pezzettino e non... Ma io senza sapere né leggere né scrivere, seguo... Seguo questi tre runners. E questo è un bivio dove non è finito. No, un bivio, arrivi, vai avanti con tutti i bandelli. Adesso... Dopo che siamo passati due volte, adesso ho segnato un bivio a destra. Sì. Però non poi so però dove c'è porta. L'asfalto, non è segnato sull'asfalto, noi siamo andati a destra. Però non so se bisogna andare a destra. Siamo andati su, siamo tornati giù e poi alla fine siamo ritornati su questa strada qua. Hai capito? Io non di oggi non più. Ma qua c'è perché l'ho sbagliato? Perché non c'erano bandelle. Ah. E poi ha girato in tondo ed era. Praticamente adesso siamo sul sentiero che ci porta all'arrivo, ma hanno detto che la ragazza lì davanti è prima delle donne. Lui è quinto, io sono sesto degli uomini. Siamo così, sono messo così. A 28 km. E va bene, dai. Grazie mille, ma non l'hai dato perché sono arrivato sesto? No, primo, minchia! Alle! Vedi una per volta, non posso perdere. Anche il bitume, forza! Ciao! Allora,
ragazzi, anche voi. Cosa hai fatto, la 45? Sì, la 45 che poi la 28, vabbè. Ah, è tagliato. No, è tagliato, abbiamo perso tutti. Ho seguito Lisa Borsani, che era la favorita. Ha tolto le valigie. Che testa di cazzo. Stamattina le moto sono partite alle 8 e un quarto. Mancavano le valigie, l'hanno messe loro. Mancavano già, l'hanno messe. Sì. Le hanno ritolte. Adesso è partito Enzo, l'organizzatore, a rimetto. E vabbè, dai, io mi sono divertito lo stesso, dai. Quanti chilometri? 28. Vabbè, dai. Ciao Lisa, come è rimessa? Eri tra le prime? Sì, ero prima. Eri prima? Non lo so, perché gira un po' le palle, dai. Però sicuramente ti riparare. Mi girano le palle mie, anche quelle di mio marito mi girano. È meglio che la chiudi qua. Va bene, dai, ciao. Ti rifarai, ciao! Zone che non conosco nessuno. Siamo un po' tutti qua, vedo i runner che un po' incazzati. Succede, dai. Però dai, alla fine. Alla fine. Perdonare. No, lo sai cosa mi dispiace? Non aver mangiato la salamella, ho detto quasi almeno devo ristoro, ma la faccio. Invece. Grazie. Usti! Antipiturno! Oh, questa magliettina qua che mi hai venduto tu ieri, eccezionale. Meno male. Facciamo vedere la marca. Il capezzolo viene fuori, ma non è rossato. No, non è rossato. No. E questo è tanta roba. È tanta roba, sì. E ragazzi, lo trovate al Garda Trentino Trail. Vi aspetto. Ciao. Comunque, tante persone mi chiedono cosa vuol dire smells like trail spirit. Ma io lo tradurrei puzza come una capra. Quella. Ciao, com'è andata la gara? Ciao a tutti, sono Giuseppe da Magliano, paese del Roero, e siamo abituati anche noi a correre sulle colline, se posso dire un po' più belle dalle nostre parti che qua, perché qua eri sempre chiuso dentro al bosco, non vedevi mai il panorama, però questo qui è una cosa a parte. Posso? La gara è come, noi siamo un gruppo di amici ed è bella sempre, e ringraziamo gli organizzatori perché fare le gare è difficile, soprattutto in sto periodo. Anche se posso dire una cosa, per fare le gare solo 3-2 è meglio non farlo. Questo qui è la mia considerazione. E la gara è andata. Sono partito molto bene, ero tra i primi. Ma che bene, eri i primi. No, sono andato bene. Ci siamo già persi il primo, sesto, settimo chilometro in mezzo a un bosco. Meno male che c'era il quarto, il quinto, che aveva il GPS con la traccia, e più o meno mi hanno racimolato di nuovo la strada. Dopodiché siamo andati avanti. Ci siamo attaccati, io sono stato il quarto. Prima del ventesimo chilometro io ho beccato il quinto, ho fatto il giro del ventesimo chilometro, lì l'ho fatto 4 volte quel giro lì, perché chiedevo sempre dove devo andare, e loro mi dicevano vai là, vai lì, vai su, e non ho capito più niente lì. Cioè, fatto stacco, sono arrivato poi in cima alla strada del 10 chilometri, sono ripassato di nuovo al ristoro del 4 e del 20, sono ritornato di nuovo al 30 chilometro, ci siamo ripersi di nuovo 2 volte, meno male che ho trovato i signori della gara con le moto che andavano a tracciare le bandierine, mi hanno detto guarda, passa di qua, perché... Ah, meno male, a te almeno l'hai trovato. Io poi ho preso Lisa Borsani che tornava indietro, ho detto ma se torna indietro lei, torna indietro anch'io, perché... Poi è finito che comunque io ero già al più del 30 chilometro, ho beccato quelli del 20, e è andata bene che tutti abbiamo fatto una comitiva, perché era proprio un viaggio comitivo, eravamo una trentina, io ero davanti e ho detto guarda che è sbagliata la strada, sono tornati tutti indietro e alla fine abbiamo cambiato strada. Non abbiamo beccato il terzo ristoro, siamo andati a casa di un bravo signore samaritano che ci ha dato da bere a tutti, ma a 5 o 6, perché poi ci siamo separati un po', e poi dal 30 ho beccato sto signore che aveva anche il... come si chiama? Il telefono, il cellulare. Con il sistema, con la traccia. Sì. Abbiamo preso la strada e siamo arrivati a casa.
Ok, ma quanti chilometri totali hai fatto? Io 48. Va bene, ottimo, dai, io ne ho fatti 28. Vabbè. Sono arrivato sesto nei. Sono arrivato sesto. Sesto. Poi però purtroppo mi hanno squalificato. Ah, sesto assoluto, complimenti. Sì. Però mi hanno squalificato perché ho fatto 28 chilometri. Ma è importante arrivare al fondo. Guardate. Vabbè, sì, dai. Bello allenamento. Grazie mille. È divertirsi e. Sì, c'hai ragione. Ciao. Va bene, dai, diciamo che gli si può perdonare questa cosa anche perché non era colpa loro. Qualche deficiente ha tolto le balise e non è la prima volta, anche mi ricordo al quadrifoglio Ultra Trail che qualche cretino ha tolto le balise nella 100 km oltretutto, e però erano riusciti poi gli organizzatori a sistemare il tutto. Comunque dai, comunque ne valsa la pena, un bel grignolino, stasera ce lo beviamo, ritorniamo a casa contenti, un ottimo allenamento per la prossima Garda Trentino Trail, che a questo punto sarà quella, salvo imprevisti, il debutto stagionale per me. Sì. Antibitume sempre. Vieni con noi. Io passerò.